Ragazzi, oggi video un po' diverso, non parliamo di calciomercato, non parliamo del Napoli, porto anche io Tiki Taka To sul canale, ho deciso però di sfidare voi, sfido voi, ho già messo una storia su Instagram, faremo 15 secondi per evitare che qualcuno imbrogli, faremo 15 secondi, faremo Serie A e faremo con Steals, ragazzi. Sfiderò tre di voi, arriveremo a 5. Il primo, chiaramente, che arriverà a 5 si aggiudicherà la vittoria. Detto ciò, io direi di iniziare immediatamente. Ragazzi, proverò a fare meno tagli possibili, così chiaramente non avete dubbi su eventuali imbrogli. Niente, poi sono 15 secondi, quindi è pochissimo. Ho il mio computer davanti, ho Francesco qui che è pronto a sfidarmi. Adesso gli invio il codice. Eccoci qua, si inizia subito. Iniziamo con un bel Milan-Bologna. E ragazzi, non possiamo non mettere Poli. Particolare questa griglia, particolare. Abbiamo Milan, Juve, Spezia, Bologna, Udinese e Uruguay. E con Steals noi adesso andiamo su Milan-Uruguay, che mi pare ce n'è solo uno. Andremo su Diego Laxalt. E con gli Steals, ragazzi, e con gli Steals, occhio. Lui è andato su Juve-Bologna-Orsolini. Qua bisogna essere veloci perché chiaramente il tempo per pensare è molto poco. Lui andrà su Milan-Udinese, penso, per andare a parare i danni. Non è andato su niente. Noi andiamo su Cristian Zapata. Cristian Zapata, Milan-Udinese. 1-0, ragazzi, 1-0, adesso tocca a lui. Questa è una griglia un po' più facile: Napoli, Juve, Sassuolo, Inter, Lazio, Atalanta. Vado su Inter, Sassuolo, andiamo su Acerbi. Diciamo che qui la giocata è quella di andare su calciatori. Ah, ho sbagliato, qui tipo devo andare su Atalanta, Sassuolo e mettere, vabbè, qua mettiamo Politano, usiamo uno steal. E che non me ne ricordo altri. Devo andare su Atalanta Sassuolo e mettere Boga. Andare su una specie di palo, no? Anche se Atalanta Sassuolo forse ce n'è un altro. Floccari ha giocato all'Atalanta, adesso non ricordo precisamente. Allora, ha messo Vidal. Non lo so se lui abbia effettivamente un altro giocatore qui. Io la rischio. Non penso che lui abbia un altro Inter Sassuolo. Può essere, eh? Può essere che l'ho giocata male. Può essere che l'ho giocata male. Boga Atalanta Sassuolo. Lazio Sassuolo ci sarebbe sempre Acerbi, che è pure un bel palettino. Andiamo a mettere Acerbi e ci portiamo, ragazzi, sul 2-0. Abbiamo iniziato veramente molto bene. Adesso tocca a lui. Ecco, qui ci sarebbe un super palo. Monza, Portogallo, Dani Mota, che infatti l'ha messo lui, ha fatto molto molto bene. Io adesso vado su... adesso sono in difficoltà, ragazzi, vi dico la verità. Vabbè, andiamo su Biglia. Sono veramente in difficoltà. Il tempo poi è poco, ragazzi, per pensare. Lui ha messo Dani Mota, che è un super palo. Argentino del Monza non mi viene. Lui mette Higuain, invece adesso... no, è uruguaiano Gaston Ramirez. Porca miseria. Ma, portoghese dello Spezia. Ragazzi, questo è un super palo. Mario Rui, portoghese dello Spezia. Questo non se lo ricorda nessuno. È qui la strada per vincere, ragazzi. È abbastanza tracciata. Argentino dello Spezia, ma Agudelo mica argentino. E qui dobbiamo per forza andare a stillare. Ci andiamo a stillare Rui Costa. Se si ricorda Andre Silva, per noi è finita. Adesso bisogna andare su Roma Spezia. Su Roma Spezia penso che andrò per Daniele Verde. Poi proveremo Agudelo, però non lo so. Daniele Verde, Roma, Spezia, Argentina. Io sono quasi convinto che Agudelo sia... Forse c'è qualcun altro pure, però adesso non mi viene per niente in mente. Argentino del Monza. Proviamo Agudelo. Non è argentino. Che cosa, tipo venezuelano, equadoregno, una cosa del genere. Allora, la strada per vincere, ragazzi, mi sa... Non penso che lui abbia un argentino del mondo. Se ce l'ha è bravo lui, quindi non stillo. Vado su Milan-Roma. Anzi no, vado a stillare qua, mi prendo Crespo. Hernan Crespo e poi Milan-Roma. Un bel Kalinic dopo. Ci veniamo dentro, che non ce ne sono tantissimi, Non me ne vengono in mente tantissimi. Io nel frattempo ho un solo steal rimasto, che ragazzi con gli steal è proprio... Musacchio! Cazzarola. Vabbè, andiamo a mettere
devo ammettere che avevo detto sperando che mi venga in mente Milan Argentina. Perché non mi viene in mente Milan Argentina? Non mi viene in mente neanche Roma Monza, un altro. Che c'è Caprari, ma mica ce ne sono altri. Non lo so. Non lo so, non lo so, non lo so. Spezia. Ma no, niente, 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 niente. Qui siamo veramente in difficoltà, ragazzi. Siamo veramente in difficoltà. Com'è possibile non mi viene in mente un altro argentino del Milan? Carboni, Carboni e la vince. Qua mi puzza un poco di una cittata, però non fa niente, non fa niente, ragazzi. Non andiamo a metterci Berezinski qui. Ci andiamo a mettere Berezinski qui, un bel palo. Polonia-Sampdoria, qui abbiamo Sampdoria, Juve-Udinese, Napoli-Atalanta e Polonia. Poi andremo su Atalanta-Sampdoria, che è Muriel, è proprio lui, Luis Muriel, e poi Napoli-Samp, ce ne stanno tanti. Napoli-Samp c'è Zapata, che lui ha messo esattamente qui. Adesso non me ne vengono in mente altri, quindi proveremo ad andare. Atalanta Juve Spinazzola. Proveremo a fargli finire gli steal, diciamo, come obiettivo. Anche perché Berezinski, a meno che non lo cerchi, non penso che ne abbia un altro di polacco della Samp. A meno che Linè. Ha lasciato proprio libero qui. E qui andiamo proprio sul Tanque Dennis, ragazzi. Andiamo sul Tanque Dennis. Andiamo a chiudere un altro tris 3 a 1, ragazzi, 3 a 1. Adesso tocca a lui. Sampdoria, Lazio, Sassuolo, Juve, Verona e Francia. Questa è bella, questa è bella. Verona, Lazio ce ne sono tanti. Juve, Samp ce ne sono abbastanza. Juve, Sassuolo ce ne ho in mente due. Sembra che ce ne siano un milione, ma ce ne ho in mente due. Noi ci andiamo a prendere Locatelli, perché Locatelli è quello più basic. Non penso che si ricordi di Matri. Ora vediamo, Verona-Sassuolo, ragazzi, non mi viene in mente. Francia-Samp pure dovrebbe essere abbastanza facile, però nemmeno mi viene in mente. Andiamo su Juve-Lazio, un classicone che Antonio Candreva, non sto facendo call particolari, però non fa niente, non fa niente, ci proviamo. Ecco, sapeva Jibril Cissé della Lazio, e io ce n'ho un altro, glielo andiamo a stillare. Mi vado a prendere Abdoulaye Konko, difficile, difficile, difficile. Qui c'è anche Casale. Allora, lui ha preso Immobile, Juve-Lazio ci andiamo a mettere Hernanes. Qui ci sarebbe anche Caceres. È difficile, ragazzi, è difficile qui, perché è bravo lui. Con 15 secondi, poi, ragazzi, è veramente ta 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 ta, tutto in velocità. Si è andato a prendere Demiral. Vabbè, ma noi ci andiamo a prendere Casale qui in mezzo. Ci andiamo a prendere Casale qui in mezzo. Nicolò Casale, let's go. 4-1, ragazzi. Abbiamo il match point con Roma, Inter, Salernitana, Verona, Uruguay, Milan. Da mettere Vesino. Noi Milan, Salernitana ce lo dovrei avere, però adesso non mi viene in mente. Verona, Roma. Andiamo a prendere Marash Kumbulla. Anche se ci sarebbe pure Kalinic qua, quindi se me lo stilla, non penso di averne un altro. Qui che cosa avrei dovuto fare? Caprari! E allora noi ci andiamo a prendere Kalinic. E qui ci andiamo a mettere Kalinic, perché un altro. Sicuramente ce ne sono un milione, però in 15 secondi difficilmente mi viene in mente. Roma-Uruguay, ci sarebbe Vigna e Nico Lopez. Vabbè, noi ci andiamo a mettere qui un bel Diego Forlan, ci sarebbe anche Diego Godin. Chi altro c'è? Alvaro Pereira? Alvaro Pereira era uruguaiano, adesso non mi ricordo precisamente, lì probabilmente metterà Godin. Come contro steal, ma Milan Salernitana Oddo giocato. Non mi viene. Milan Salernitana. Piontek. Christoph Piontek, ragazzi. Christoph Piontek 5-1. Finisce qui la prima partita contro Francesco. Una grandissima vittoria, schiacciante. Entriamo direttamente nella prossima. Ragazzi, sono abbastanza sicuro di aver perso il video precedente. C'è lo schermo, il video qua ce l'ho, non c'ho la cattura dello schermo, però vabbè, non fa niente. Comunque volevo farne due in totale perché avevo visto quanto fosse durato il primo. Quindi adesso, ragazzi, abbiamo Michele che mi ha sfidato, ha detto ti sfondo. Quindi adesso è il momento di provare a battere
Michele, adesso abbiamo il bellissimo codice qui pronto, ci siamo quasi, un secondo solo, ma così, stucchete, stacchete, attendendo con ansia il buon Michael. Oh Michael, eccoci qua, Inter, Lazio, Roma, Romania, Empoli, Bologna, ah ma tocca a me, giustamente mi devo muovere, Roma, Romania, andiamo su Cristian Chivu, giusto? Giusto, 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 Cristian Chivu, secondo me è difficile da stillare, secondo me Cristian Chivu è difficile da stillare, Cristian Chivu si può prendere anche Inter-Romania, però ci sarebbe anche Radu, e direi di andare invece a mettere Radu qui su Lazio-Romania. Lazio-Romania abbiamo il buon Stefan Radu. La regola, ragazzi, è che non si salta niente, non l'ho detto, ma non si salta nessuna schermata, si fanno tutte quante. E poi andiamo sempre su Radu qui. Andiamo su però Jonut Radu. 1-0, ragazzi, 1-0 contro Michele. Adesso tocca a lui. Spezia, Lazio, Verona, Danimarca, Roma, Atalanta. Questa è tostissima, ragazzi. Mamma mia. Cioè, quella, la fila della Danimarca non ne so neanche una. Non ne so neanche una. Madre de Dios. Madre de Dios. Allora, Atalanta, Spezia. Andiamo sempre su lui, su Piccoli, Roberto Piccoli. Ci dovrebbe essere anche un altro, Caldara, ci sta pure Caldara. Ci sta pure Caldara, maledizione. Poi Roma Spezia c'è Verde. Ha messo Sciomuro dopo Roma Spezia, ce l'avevo completamente rimosso. Noi ci andiamo a prendere Daniele Verde, poi andiamo a stillare Kolarov e poi su Roma Verona non dovremmo avere troppi problemi. Che Roma Lazio non sono tantissimi. E andiamo a stillare il buon Kolarov. Ce ne sta un altro Roma-Lazio, adesso non me lo ricordo. Non mi viene per niente in mente Roma-Lazio, dovrebbe essere pure facile. Secondo me lo stilla lui. Adesso li metterà con Bulla, immagino. Metterà con Bulla. Non metterà con Bulla, ce la mettiamo noi allora con Bulla. Con Bulla, con buccia cia cia. Parlami del Sud America. Adesso abbiamo Spezia, Juve, Lazio, Roma, Brasil e Verona. Siamo tu quanto Brasil. Allora, Spezia, Brasile ci dovrebbe essere, ma non mi viene in mente. Roma, Lazio sono gli stessi di prima. Annaccia la miseria. Juve, Verona ci andiamo a mettere lui. Romulo. Voglio Romulo. Ve lo ricordate Romulo? Io mi ricordo Romulo. Saranno pure altri. Ti sono un po' buttato sta cosa. Spezia, Verona. Spezia, Verona. Juve, Brasil, Hernanes, vabbè, Juve, Brasil, sotto 100. Ma perché ha messo di nuovo Pedro? Ha fatto una giocata, perché non gli ho stilato quella? Vabbè, non fa niente. Ha fatto una giocata non super top, perché Roma-Lazio lo sa che io ce n'ho un altro. Con gli stili, ragazzi, è tutto proprio un gioco di nervi. Scendiamo tu qua, tu Brasil. Verona-Spezia. Verdi mica ha giocato allo Spezia. Non mi sembra che Verdi abbia giocato allo Spezia. Nuno Teng per una Spezia. Mannaggia la miseria. Va bene, andiamo a mettere Lazio-Brasil. Lazio-Brasil, ci mettiamo sempre il profeta. Il profeta Hernanes. E poi ci andiamo a stillare Casale. Ah, non abbiamo. Non ho sbagliato. Vorrei finito gli still. Non mi ricordo. E ci andiamo a stillare il buon Casale. E ragazzi, ci portiamo sul 3-0. Ci portiamo sul 3-0 pulito. Mamma mia, Cremonesi, Juve, Salernitana, Albania, Svizzera, Spezia. Albanese della Juve non ce l'ho. Svizzero della Juve ce ne ho un altro. Albanese della Cremonese, mamma mia, ragazzi, mamma mia. Spezia, Salernitana, mamma mia, voglio... Stava finendo il tempo, ragazzi, l'ho dovuto stillare subito. Un albanese della Juve, neanche Juve Spezia mi viene in mente in questo momento. Caldara è stato pure della Juve. O me lo sto sognando? Mamma mia, quanto è difficile questo. Mamma mia, ragazzi. Vabbè, ci proviamo? No, Caldara non è. Mamma, io quasi gli propongo... Sì, un bel draw, bravo, bel draw, ci vuole il draw, tocca a lui. Inter-Albania, ok, Inter-Albania ce ne dovrei avere uno, ce ne ho due. Uno è Aslani e l'altro è Rei Manai.
E penso proprio che andrò su questo, perché non penso che lui sappia Rei Manai. Se sa Manai è bravo lui. E dovremmo provare a vincere sulla strada di Inter Fiorentina Uruguay. Ci tocca, anche perché anche questo è tosto, perché l'albanese della Juve, ragazzi, non mi viene proprio in mente, ma neanche dello Spezia. Va bene. Fiorentina Juve ha messo Chiesa, noi ci andiamo a mettere Caceres. Non me ne vengono in mente neanche così tanti, ragazzi. Dico la verità, non mi viene in mente. No, un altro uruguaiano della Juve. Sì, ce ne sono parecchi pure di uruguaiani della Juve, a dire il vero. C'è Zalaieta, c'è lo stesso Caceres. Ci stanno. Ah, Dusan Vlahovic, giustamente, giustamente. Vabbè, noi ci andiamo a prendere Caceres perché magari non se lo ricorda. Zala. Ma lui l'albanese della Juve non ce l'ha, perché ho fatto sta cosa? Non c'è neanche l'albanese dello Spezia. No, noi facciamo così. Sto proprio buttando le cose. Vabbè, Fiorentina Inter, Borca Valero. Io la rischio perché l'albanese dello Spezia, ragazzi, l'avrebbe già messo. L'avrebbe già messo. Gioco di nervi, ragazzi, gioco di nervi. Inter Fiorentina nel frattempo me ne serve un altro. Me ne serve un altro. Perché non mi viene in mente un altro Inter Fiorentina, che secondo me ce ne sono un miliardo. Tocca a noi. Tocca a noi, ce ne va a mettere Diego Godin. Let's go. Questa non mi è piaciuta come l'ho vinta, perché sto vincendo non conoscendone tante. Ok, Spezia, Inter, Fiorentina, Svezia, Milan, Romania. Mamma mia, ragazzi, che cosa sta uscendo qua? Che cosa sta uscendo? Vorrei mettere Svezia, Inter, Ibrahimovic, perché altri non me ne vengono in mente in questo momento. Ci andiamo a mettere Zlatanone. E poi, eh sì, è tosta così, ragazzi. Cioè, nel senso, sono griglie toste, però ci sta. Ha messo Radu, lui non lo sa che io adesso ho anche Kivu. Secondo me se l'è dimenticato. Andiamo a mettere Clarence Seedorf. Anche se sarebbe più sensato rubargliela subito perché un'altra non ce l'ha. Adesso mi ruba lì in mezzo, mi metterà Bonucci, Pirlo, ce ne sono un miliardo veramente, a Calhanoglu, vabbè io ti vado a stillare qua giù e ti metto sempre Christian Kivu e poi Milan Inter, lui non stillerà nessuna dei due immagino, perché se c'è uno tra Svezia e Inter e Romania Inter è bravissimo lui, Daniel Maldini lì, bella chiamata, c'era anche Caldara lì e ci andiamo a mettere noi qui, Andrea Pirlo e la chiudiamo ragazzi. La chiudiamo, la chiudiamo. Bella partita lui, 5-0, sono contento, sono soddisfatto. Io adesso chiudo la partita. Ragazzi, questo primo video di Tiki Taka To finisce qui. Questa prima sfida contro i follower. Fatemi sapere se vi può piacere questo format, lasciate un sacco di mi piace. Se avete qualche modo per poter migliorare per l'appunto il format e niente, ragazzi, questo è quanto. Vedremo il vostro feedback. Ci vediamo la prossima volta, sempre e comunque, tutta la vita. Forza Napoli.